dato un quadro abbastanza esaustivo di quella che è la situazione, che è una situazione complessa, ma dire complessa non vuol dire troppo complesso, è troppo difficile, lo lasciamo lì. Vuol dire che è una situazione che va presa da tanti punti di vista. Dopodiché c'è obiettivamente la domanda dell'amico Stefano, ma se sa la mia della sua gente di far fissare che questa è una priorità, io la do perché obiettivamente la questione è capire quali sono le priorità su cui un sindaco può confrontarsi. I bisogni sono tanti, però obiettivamente ci devono essere delle cose più prioritarie di altre. E allora il tema di cui stiamo parlando, e vi spiegherò perché, in questo momento a mio giudizio è certamente più prioritario di tanti altri. Perché? E cosa bisogna fare? Punto 1. Il sindaco deve guidare le operazioni sapendo che non è che non solo, non dire che non tutto è nelle sue mani, non vuol dire quindi non può fare, ma vuol dire riconoscere che se riesce a mettere altri protagonisti intorno al tavolo si diventa più forti. Vi faccio l'esempio della venuta del ministro Del Rio a Milano lunedì, siamo stati insieme e lui è venuto portandoci un bel patrimonio e una proposta, no, perché proposta un'idea significativa, cioè per il governo c'è in programma di intervenire con una cifra considerevole di alcune centinaia di milioni sul tema casa e per passare dai concetti ai fatti che ci riguardano ha stanziato immediatamente un finanziamento di 85 milioni per la regione Lombardia, ma sul tema casa, in cui ovviamente il tema è adesso mettiamoci al tavolo con Maroni e vediamo come li spende, perché il punto è il tema casa vuol dire Milano. E quindi capite che è proprio dietro questo esempio sta il fatto che il futuro sindaco, il presidente della regione e il governo, nella misura, diciamo, a livello dei suoi ministri competenti, si devono mettere intorno al tavolo e dire: al di là del partito politico, qui c'è un tema che è il bisogno delle persone. E quindi, se questa è la priorità, muoviamoci e facciamo alcune cose. Allora, questa azione di Del Rio è certamente una prima buona iniziativa, non finirà qua, ma il tutto funziona se ognuno fa la sua parte. Allora, qual è la parte che può fare il sindaco di Milano? Fondamentalmente, per partire, deve individuare delle risorse. E nell'individuazione delle risorse, io l'ho detto con grande chiarezza, l'ho detto più volte, quindi se diventerò sindaco di Milano certamente lo farò, sono disponibile e giudico che sia il momento a dismettere senza perdere il controllo delle partecipate, ma parte del patrimonio, del nostro patrimonio e quindi delle quote che abbiamo in alcune partecipate, trovare i fondi per intervenire e in primis sul tema della casa. Quindi io questo l'ho dichiarato nel mio programma, l'ho dichiarato sempre e continuamente, è certamente qualcosa su cui non vorrò tirarmi indietro, ma anche se volessi, giustamente quella gente direbbe: ecco, hai fatto anche tu che fai quello che non è politico, che arriva un cittadino per stato la politica, hai fatto anche tu con i politici, e cioè prometto in campagna elettorale, poi non va, con rispetto di un politico che abbiamo al tavolo che è bravissimo. Ma a parte le battute, e cioè campagna elettorale, dici e poi non fa. Ecco, io non rimarrò assolutamente coerente con quello che sto dicendo. E quindi il tema della casa e del ripristino degli appartamenti oggi sfitti è priorità numero uno. Veniamo poi al tema, a cos'altro si può fare. Ecco, guardate, qui sulla questione delle nuove abitazioni, di nuovo noi cerchiamo di essere molto precisi, noi non è che siamo contro, come sinistra, che siamo contro il fatto che a Milano si costruisca ancora, ma
con moderazione, solo rigenerando aree urbane, solo rigenerando fabbricati oggi non idonei. Abbiamo proposto, e l'abbiamo scritto nel programma, e l'abbiamo, e insistiamo su questo, che per esempio a chi abbatte e ricostruisce garantiamo la stessa cubatura e garantiamo il fatto che non pagano oneri di urbanizzazione, quindi non ci saranno oneri di urbanizzazione per chi abbatte e ricostruisce. Questo è lo scopo di muovere l'economia, di non togliere un metro quadro di verde, ma di creare le condizioni per cui case nuove vuol dire fattori energetici nuovi, vuol dire un diverso modo di abitare, quindi questa è la seconda cosa che certamente faremo. Dopodiché in questo sì che la nostra proposta è diversa dal centrodestra. Il centrodestra contesta il PGT attuale, ma soprattutto promuove qualcosa che era nell'idea dell'assessore Masseroli, della giunta della Moratti, in sostanza era un'idea di densificazione di Milano, cioè l'idea di passare dagli attuali 1.300.000 abitanti a circa 1.800.000, densificando, costruendo in altezza. Ma noi la vediamo in maniera diversa, noi diciamo no, fare il tema qua e non è più ragionare sulla città di 1.300.000 abitanti, è ragionare sulla città da 3.300.000 abitanti, che è la grande città metropolitana, e quindi perché andare a costruire ancora laddove c'è tanto scritto, laddove il perimetro cambia, si ragiona a livello di città metropolitana, laddove c'è ancora tanto da rigenerare. Quindi da questo punto di vista, con precisione, noi non siamo contro il fatto che si immaginano nuovi progetti edilizi, ma ripeto, non si può portare via verde, deve essere fatto in un certo modo. E la terza regola è, in realtà il futuro non è di nuova edilizia popolare in sé, il futuro è di costruzioni in cui c'è una parte che è dedicata a situazioni di prezzi, di vendita o di affitti calmierati. Questa è la via su cui si sta andando. Ci sono esempi virtuosi a Milano, però ovviamente manca ancora molto in termini dimensionali. Quindi noi andremo un po' a favorire questo tipo di politiche. Però alla fine, guardate, tutto questo è vero, ma la vera questione, torniamo alla domanda che era scherzosa, ma che poi alla fine dentro la quale sta la verità. Ma questa è la priorità o no? E per me onestamente la priorità, per me onestamente la priorità. Perché in questo momento Milano, e questo è proprio al centro del mio pensiero politico, ma proprio al centro di quello che io vorrò fare e il motivo per cui vorrò essere ricordato dai miei concittadini che diventerò sindaco. Io sto dicendo, in continuazione di questo giorno, Milano è una città in cui c'è una parte di Milano, un aspetto di Milano, che è la Milano della creatività, che è la Milano dell'industria, che è la Milano del turismo, che è la Milano dell'estero, che sta andando obiettivamente bene. Una parte, attenzione, abbiamo avuto e deve andare bene, perché se non va bene quella parte lì, non troviamo le risorse per fare il resto. Quindi il sindaco deve far sì che il turismo, primi 4 mesi, più 6%, e deve essere così. Cioè, se noi non pensiamo che c'è una parte di Milano che deve creare valore per qualcun altro, è sbagliato. Ma il punto vero è che oggi queste due velocità di Milano, questa parte così brillante, anzi più brillante di un po' di anni fa, e un'altra parte, che è la parte dei quartieri periferici, che è la parte delle abitazioni e delle case popolari, che soffre e soffre di più per un degrado che è continuato, queste due velocità noi non possiamo permetterci. Quindi questa non è solamente una questione di equità, e già quello sarebbe sufficiente, ma anche una questione di buonsenso, perché insomma noi non possiamo immaginare che una città sta in equilibrio avendo una faccia, un aspetto pulito e funzionale, brillante, eccetera, eccetera, e un altro in cui si ammette il degrado. Allora io da questo punto di vista farò le due cose insieme, e lasciatemi dire, mi verrà più facile, dedicherò meno tempo, meno fatica al primo aspetto, perché è quello che ho fatto tutta la vita, perché l'estero è stata quella cosa lì, ma proprio perché è l'altra parte quella che mi sta più a cuore, mi misurerò in particolare su quello. E io lo dico con grande onestà, io sono uno che
ci picca di conoscere Milano, di vivere Milano, di vivere con intensità Milano, ma è chiaro che per quanto in parte sia così, adesso sono in campagna elettorale dall'inizio di dicembre, capite anche la mia vita, se in mesi di campagna elettorale, ma a parte le battute, girando per le periferie, nonostante, ripeto, mi picco di conoscere, ho preso atto di una situazione che è non è questione di dire peggio o non peggio di quello che immaginassi, no, è una questione su cui c'è da intervenire, la mia volontà, ripeto, è essere ricordato per qualcuno che su questi temi ha lasciato un segno indelebile. Dopodiché non è che la voglio chiudere semplificare dicendovi voi dovete fidare in me, no, voi vi dovete fidare della mia capacità di fare le cose, perché qui mi pare che la sintesi sia: non è che stiamo discutendo su cosa fare, non è che abbiamo idee diverse su cosa fare, non è che sappiamo che se non ripristiniamo le case, se in alcuni casi ripristiniamo le legalità, se non risolviamo problemi come quelli relativi alla foto che la signora mi ha lasciato del suo appartamento, cioè non è che c'è essere dei geni a questo punto a capire cosa c'è da fare, serve qualcuno che abbia l'energia, la determinazione e che ne faccia fino un suo tema di suo orgoglio personale di essere riuscito a risolvere una cosa. È questo, io vi chiedo solamente di fidarvi dell'idea che vedete in me, uno che se è convinto di una cosa, io sono convinto, non molla mai finché non la porto a termine. Io questa cosa la farò, ma dopodiché so benissimo che non sarà mai possibile accontentare tutti, non sarà mai possibile fare tutto, ma fare molto più di oggi senz'altro sì. Insomma, il vantaggio